Il Dipartimento si caratterizza per la presenza di due sezioni, una sezione aziendale e una sezione giuridica. Proprio in virtù di questa composizione, i temi di ricerca sono temi di ricerca interdisciplinari e il tema di ricerca principale è quello della sostenibilità. Proprio in virtù della qualità dei prodotti scientifici dei nostri ricercatori, siamo riusciti ad ottenere il dottorato in diritto e management della sostenibilità. L'incremento qualitativo della ricerca di dipartimento è stato incentivato dalla presenza di premi per la ricerca di eccellenza assegnati ai docenti del dipartimento. La ricerca è divulgata attraverso l'organizzazione di convegni e seminari nazionali e internazionali, attraverso la collaborazione con università estere, ma soprattutto attraverso la pubblicazione delle monografie dei docenti nelle due collane di dipartimento aziendale e giuridica e dei saggi nella rivista Janus online a cui si accede previo referaggio. Durante il mese di ottobre ha luogo il convegno annuale del DISAG. I temi del convegno riguardano per esempio le sfide della sostenibilità, apprezzate tanto sotto il profilo aziendale quanto sotto quello giuridico, e si tratta di un'occasione importante grazie alla quale i membri del Dipartimento hanno la possibilità di diffondere le proprie attività di ricerca e di dialogare con altri ricercatori di Atenei nazionali e internazionali. Nell'ambito delle attività del Dipartimento, il diritto comparato riveste un ruolo molto importante. Le aree di ricerca di cui si occupa il DIPEC sono soprattutto America Latina e Mediterraneo. Performance, contabilità e contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sono i temi principali dei quali mi occupo insieme ai miei collaboratori, partecipando a importanti progetti di ricerca nazionali e internazionali. Collaboriamo anche con particolari importanti istituzioni pubbliche quali il Ministero dell'Economia, Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento della Funzione Pubblica e ANAC. Nell'ambito della cattedra Jean Monnet sull'economia circolare finanziata dall'Unione Europea si inserisce il progetto dell'Orto, progettato e realizzato dalle studentesse e dagli studenti dell'Università di Siena nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza europea e sulla sostenibilità del nostro Ateneo. Market Entrepreneurship Innovation Lab è il laboratorio di ISAG che si occupa di ricerche in ambito marketing e management. Ci caratterizziamo per tre aspetti: pragmatismo, le nostre ricerche derivano da rapporti con imprese e enti del territorio, partecipazione a progetti europei e nazionali, abbiamo vinto assi del PNRR, un progetto europeo e dei bandi regionali, pubblicazioni su riviste di settore nazionali e internazionali. L'area del diritto dell'economia si concentra sulla regolazione di intermediari e mercati finanziari, anche la luce delle transizioni economiche in atto, verde e digitale, segue un approccio fortemente interdisciplinare che tiene insieme diritto, storia ed economia. Gli elevati livelli conseguiti mi hanno permesso di essere parte del Consiglio di Reggenza della Banca d'Italia sede di Firenze, nonché di far parte della Commissione per l'attribuzione delle borse di studio che la Banca d'Italia dedica a Donato Menichella. Il Dipartimento è particolarmente attento a valorizzare il ruolo delle ricercatrici e dei ricercatori più giovani, che nei progetti di ricerca hanno non solo un ruolo attivo, ma spesso di coordinamento. Il progetto Mapping Oversight Institutions, di cui sono responsabile, ad esempio, è stato finanziato nell'ambito del bando New Frontiers, dedicato a progetti su temi di ricerca di frontiera e ad alto rischio. Tra i progetti di ricerca in cui noi più giovani assumiamo un ruolo di responsabilità vi è anche Biparto, un PRIN PNRR che coordino in qualità di Principal Investigator Under 40. L'obiettivo di Biparto è quello di studiare come la digitalizzazione di alcuni servizi pubblici possa influire sul rapporto di fiducia tra pubblica amministrazione e cittadini.